Ora faccio un passo più avanti. Se è vero che la gran parte della genialità viene stroncata da noi quando siamo bambini, dalla cosiddetta educazione, e questa è una cosa assurda, è un dramma. Questo è un dramma altrettanto drammatico dei film drammatici, altrettanto drammatici dei drammi di Shakespeare, che sono bellissimi, no? Chi ama la letteratura. È un dramma. Io educo mio figlio e non mi accorgo che lo sto piano piano uccidendo. Lo sto rendendo un martello che cammina. Capite? Questa cosa terribile. Qual è la buona notizia? Che ci sono dei processi per decondizionare la mente e quindi aiutare la mente a buttare via tutti i paletti che lo tengono in una strada in cui non può manifestare la propria unicità, la propria creatività. Vorrei introdurre un po' queste pratiche così, oggi anche un po' diffuse e vorrei anche parlarne, ma prima voglio parlare di un esperimento terribile. E questo esperimento è stato fatto in America una ventina di anni fa, è stato fatto con le scimmie, poverine. E queste scimmie erano tenute in un ambiente sul quale era anche posto un casco di banane. Al fianco a un muro, o in un giardino l'hanno fatto, c'era anche una scala e le scimmie, che sono esseri intelligenti, prendevano subito la scala e andavano a prendere il casco di banane. Ma quando questo accadeva, le povere scimmie venivano annaffiate con dell'acqua gelida. Le scimmie hanno velocemente acquisito il fatto che arrampicarsi per prendere la banana voleva dire ricevere una doccia fredda e hanno iniziato a picchiare le scimmie che provavano a salire sulla scala. Ok? Mi seguite? È chiaro come cosa? Purtroppo non ho trovato un video su questo, era troppo complesso e non mi piaceva. Ci siete? Questa è la prima fase dell'esperimento. Tutte le scimmie hanno ricevuto una doccia fredda e hanno capito che tentare di arrampicarsi sulla scala per prendere la banana vuol dire ricevere una doccia fredda e quindi picchiano le scimmie che provano a salire sulla scala. Qual è il passo successivo di questo esperimento? Per favore seguitemi. Se non è chiaro anche lo ripeto, ditelo tranquillamente. Vengono immesse nuove scimmie che non hanno ancora mai subito la doccia fredda. Ovviamente queste nuove scimmie cercano subito di arrampicarsi a prendere le banane e vengono picchiate a loro volta. Mi segui? Ma che cosa succede poco dopo? Che queste nuove scimmie iniziano anche loro a picchiare le altre, senza mai aver ricevuto loro stesse la doccia fredda. L'esperimento va avanti e nessuna scimmia che ha ricevuto la doccia fredda è più presente, avendo immesso altre scimmie. Ok? Tutte le scimmie menano qualsiasi scimmia, prova a prendere le banane, ma non sanno perché lo fanno. Forse non mi sono spiegato abbastanza. Queste scimmie picchiano qualsiasi altra scimmia entri e provi a prendere le banane, quando loro stesse non sanno perché picchiano. Sanno che va picchiata la persona, la scimmia, perché loro stesse sono state picchiate da altri, ma i primi avevano un perché. Se ti arrampichi lì, riceviamo una doccia fredda. Quindi, permettetemi di saltare su un'altra dimensione. Anni fa questo atteggiamento aveva un perché. Aveva un perché questo signore che cercava un posto fisso in questo modo. Capite? Il mondo era questo. Ma queste scimmie nuove si trovano a dire le banane non si possono prendere, ma non sanno più perché lo dicono. Non sanno più perché picchiano le altre scimmie. Sanno semplicemente che si fa così perché a noi è stato fatto così. Che cos'è questo? La cattiva educazione. È un esempio drammatico, esagerato, e non sto dicendo che siamo scimmie, sto anche dicendo che le scimmie non andrebbero trattate così. Ma è interessantissimo quello che vediamo. Una tendenza di noi a prendere un condizionamento e a riceverlo senza accorgermene. Di che cosa sto parlando? Di regole non scritte. Di cose che nessuno ti dice, ma che tu acquisisci, si fa così, non si fa cosà. In quella direzione non devi andare, non devi prendere quel casco di banane, non è una regola scritta, ma noi viviamo in una società che appiattisce completamente la nostra creatività. Non ce ne accorgiamo. Pensiamo anche di essere esseri straordinari mentre tutti gli altri sono piatti. Ed è terribile. Questa capacità di prendere condizionamenti, di riceverli e purtroppo di diffonderli a propria volta è diffusissima. E il contrario di questo è una cosa meravigliosa, si chiama decondizionamento della persona. E
e si chiama consapevolezza. Perché questo termine consapevolezza? Esiste da millenni. Io, oltre a amare la fisica, amo anche le tradizioni orientali. E ho praticato meditazione per tanti anni e sono diventato anche insegnante di meditazione e tuttora la pratico quotidianamente, anche oggi prima di venire qui. E perché credo tantissimo in questo? Perché la meditazione non è guardare una sfera di vetro o andare in giro vestito da indiano o da taoista o andare in giro volando su un tappeto. È invece capire la grandezza di una mente decondizionata. È invece nutrire un processo che decondizioni i condizionamenti che io, volente o nolente, e la gran parte delle volte non accorgendomi, ho ricevuto nel mio cosiddetto processo educativo. Quindi la meditazione diventa uno strumento capace di renderci più creativi, più geniali, ma anche più felici di vivere, più consapevoli. Riporto un attimo l'attenzione su questo termine. Perché consapevole? Abbiamo dei condizionamenti che noi già conosciamo. Per esempio, io non mangio carne, è un condizionamento che ho, non mangio carne, ma credo che sia una cosa buona, perché credo che questo faccia male al mondo, non tanto a me, ma quanto al mondo. È un condizionamento, ma so di averlo. Quali sono i condizionamenti peggiori? Quelli che non so di avere. E sono quelli che influenzano di più la nostra vita, che intaccano di più il nostro modo di vivere, che lo appiattiscono. Per esempio, io vedo un semaforo rosso, so che non devo passare. È un condizionamento, ma è giusto. Fa parte di vivere una società con delle regole e di non far male a qualcun altro o a me stesso. Ma lo so, è rosso, non passo. Perché consapevolezza? Perché devo diventare consapevole di quei processi dentro me che invece mi bloccano e di cui io non sono consapevole. E sono proprio quelli che bloccano di più le mie capacità creative e geniali. Negli anni 40, nel 1940, nell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, un grande psicologo, un genio, di cui si parla molto poco, Abraham Maslow, ha fatto degli studi interessanti ed ha preso, un po' al pari come uno dei suoi maestri, come Carl Jung, ha preso a interessarsi agli stati di coscienza. Lui diceva: noi ci occupiamo sempre delle persone che hanno un problema, i nevrotici, le persone che hanno dei problemi mentali, un po' tutti li abbiamo, ma diciamo qualcuno che aveva più problemi mentali degli altri. È sicuramente una cosa importante, è una cosa da fare, ma può la psicologia interessarsi anche a qualcos'altro? Alle persone sane e a come magari renderle più creative? Ecco perché è un grande genio. Ha detto: scusate un attimo, non occupiamoci soltanto dei malati, delle persone disturbate, per carità, curiamole e seguiamole, ma vediamo se si può studiare anche un'altra branca della psicologia che prenda invece in esame non solo le persone non malate, attenzione bene, ma il peak experience. Quindi le persone che hanno avuto esperienze di picco nella loro vita, i grandi geni, o lui ha addirittura studiato i grandi santi, gli illuminati. Pensate che bello. E ha detto: possiamo imparare anche qualcosa da questi personaggi straordinari? Maslow, salute, ha proposto tutto un sistema che aiutasse la persona a diventare più consapevole e avvicinarla di più a stati interiori di coscienza che lo aiutassero a vivere una vita più felice, più coraggiosa, quindi a sbloccarlo di più. Anziché prendere una persona problematica, riportandola alla normalità, ha cercato di prendere una persona normale e portarla alla straordinarietà. Ecco perché è una cosa molto interessante. Straordinarietà, attenzione, non intendo che io cerco un meccanismo dell'ego, dove cerco di essere una persona ambedega fega, che so, una persona che faccia colpo sugli altri. Straordinarietà intendo una persona che è più intuitiva e creativa della media normalmente diffusa in giro. Più consapevole anche. Maslow ha preso i termini che vengono dalle tradizioni orientali. Sapete che anche Jung amava tantissimo l'alchimia, addirittura Freud lo criticava molto, no? Freud a un certo momento lo allontana addirittura, perché Jung stava scendendo troppo nella dimensione mistica, spirituale. Chi si intende di psicologia sa benissimo questo, sapete anche meglio di me questo. E Maslow, al pari di Jung, ha preso molto dalla tradizione orientale e ha parlato di livelli diversi di stati di coscienza. Io adesso lo farò non col linguaggio che usava Maslow, magnifico, ma più adatto al mondo accademico degli psichiatri e degli psicologi, ma con un linguaggio più adatto al mondo del lavoro di oggi. Ok, quindi scusatemi se c'è qualche esperto che sembra che uso parole stupide, ma in realtà io penso sia meglio usare parole semplici ma che rendano bene l'idea. Io amo molto Dante, quindi a volte uso anche il linguaggio della Divina Commedia, e questo è il primo.
Il primo livello è il bruto. Fatti non foste a vivere come bruti. Dante ce lo dice chiaramente, in un linguaggio straordinario, nel 24esimo dell'Inferno, dinanzi a Ulisse. Fatti non foste a vivere come bruti. Chi è il bruto? Il bruto è la persona che vive soltanto di elementi base della vita, cibo, sesso, appagamenti dei desideri basici. Forse usando un linguaggio un po' semplice potremmo dire che è uno zombie, una persona che soltanto brancolla nella vita senza alcun impulso a una vita più nobile, a una vita elevata. Questo è il primo livello, diciamo così, è una sorta di uomo cinghiale che gira e cerca di brucare, di grufolare nella vita, cercando di cavarsela in qualche modo. I suoi più grandi interessi sono soddisfare le sue pulsioni. Attenzione, il bruto non è una persona che non ha studiato. Il bruto può essere una persona anche con 3 lauree. Il bruto è una persona che però poi, dietro le quinte, quando ha smesso di fare bella figura con gli altri, vive una vita di bassissimo livello, cioè incentrata tutto sull'appagamento delle proprie desideri sessuali, di cibo o anche di preferisco parlare del punto successivo, guardate, e poi lo colleghiamo. Questa è una scala a salire, qui c'è un'evoluzione della coscienza. Il primo punto è il bruto. Il secondo punto è il furbo. Se mi viene da dire una parola, chi di voi ama Pinocchio, direi il gatto e la volpe. Qual è la differenza in un piano un po' più alto di coscienza? Il furbo è quello che ha una qualità in più del bruto. Non è intelligente, è astuto. Se la cava e cerca in tutti i modi di emergere sugli altri. Qual è la differenza grandissima? È più brillante, ma non brilla ancora. Diciamo che è soltanto un po' più svelto. A Roma si direbbe è un po' paraculo. Quindi ha tutti i modi per cavarsela. Ha tutti i modi per cavarsela. Rispetto a uno zombie, rispetto a un bruto, è una persona intelligente, ma in realtà non è ancora intelligente. Sapete che se cercate la parola intelligente sul dizionario trovate una cosa meravigliosa, che non ha niente a che fare col secchione che prende 10 lodi ingozzando tutto a memoria. Ma ne vorrei parlare tra un attimo. Ecco perché dico che non è veramente intelligente. Qual è il passo successivo? È il creativo. Qui appare la creatività. Qual è la differenza tra il furbo? Attenzione, la parola chiave del furbo è prendere, la parola chiave del creativo è dare, condividere. Quindi la creatività è vista, e sto parlando anche da un punto di vista proprio di studi, come qualcosa che viene oltre l'astuzia, oltre quello che se la deve cavare, oltre quello che deve vincere l'altro. Ora vi stupirà notare che la gran parte del marketing, la gran parte del lavoro aziendale, è fatto in questi due punti. La gran parte. Astuzia e tirare a campare. Questo ci rende non veramente creativi, ci rende soltanto paraculi. Ti faccio un esempio: pochi giorni fa la stampante che ho a casa non stampava più. E allora sono andato al negozio e ho scoperto che l'inchiostro costa più della stampante. E già che io sono molto interessato a queste cose, e credo che non capitino per caso, ho chiesto: ma delle cartucce costano più di tutta la stampante? Sapete che mi hanno risposto? Eh sì, è strategia di marketing. Io sono rimasto molto colpito da questa parola, detta tra l'altro da una commessa del negozio. È una strategia di marketing. E poi mi ha detto una cosa orrenda: le stampanti che costano meno sono quelle che poi costano di più le cartucce. Quindi questa azienda, non faccio nomi, comunque non è l'azzurra, questa stampante l'aveva fatta volutamente a pochi soldi per poi venderti le cartucce che guarda caso finiscono quasi subito. È creatività questa? Chi ha pensato questa cosa, questa famosa marca, perché se la dico la conoscete tutti, questi manager di questa famosa marca sono creativi? No, sono soltanto furbi. Perché mi hanno fregato. Qual è la differenza di una persona creativa? La persona creativa
non ti vuole fregare. La persona creativa ti vuole offrire qualcosa, con qualcosa che non avevi prima, offrendoti le sue capacità, il suo lavoro, ricevendo anche soldi per questo, a volte anche tanti. Pensate agli scopritori delle grandi idee, ma non ti vuole fregare, non ti vuole fregare. Questo, non ho risposta alla signorina del negozio, non è marketing. Non è marketing. E se questo è il marketing, anche questo ha contribuito alla crisi. Capite? Io raccolgo ciò che semino. E se io semino questo con la mia azienda, fregando gli altri, che cosa raccoglierò prima o poi? Certo, non raccoglierò gente che dice grazie che esiste questa azienda, rimarrò fedele a voi con i vostri prodotti, seguo con interesse le vostre idee. Che cosa dirà? Dirà parolacce, che non sto a ripetere, parolacce, e non vedrà l'ora invece di andare da un altro concorrente, che magari lo frega un pelo meno. Quindi, il primo punto importante è che nella furbizia io cerco sempre solo di prendere. Non cerco in realtà di offrire qualcosa di nuovo al mondo, cerco solo di vincere la concorrenza. La gran parte del marketing oggi si basa su questi due punti. E anche i tanti cosiddetti formatori di aziende, in realtà ti insegnano a essere furbo. Lavorare sulla creatività, tu devi mettere da parte il tuo lavoro e lavorare sulla tua vita personale. Come vivi i tuoi rapporti, il rapporto che hai con i tuoi genitori, il rapporto che hai con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli, con i tuoi amici. Se invece ti faccio solo un lavaggio sul cervello su come devi lavorare creativamente, non ti sto insegnando ad essere creativo. Ti sto dando la regoletta di dire la banana si prende così o non si dice, non si prende così. Sto formando degli scimpanzé manager. Non sto formando dei generatori di nuove idee. Sto formando delle persone astute, più astute di altre. Non sto formando persone che un giorno offriranno veramente qualcosa di buono agli altri. Sto formando persone che forse un giorno fregheranno gli altri. E questo non può essere il marketing del domani. Non può. Non può. E ecco perché torna la parola consapevolezza, coscienza. È il futuro. Tanti di noi lo sentono, io lo sento chiaramente. Il mercato del domani è un mercato più consapevole, dove ci sono persone che rispettano gli altri, che non cercano di fregare gli altri. È un miracolo che la curiosità sopravviva alla formale educazione. Formale educazione è quella che dicevamo prima, quella che ti reprime, ti blocca interiormente, okay? Non ti fa venire a galla. Qual è il passo successivo? Perché questo riguarda proprio questo. Il livello successivo del creativo fiorisce nella genialità. È un livello ancora più alto. Il genio, da Mozart a Van Gogh a Einstein a Chagall a Picasso, ha bisogno di esprimersi. Non può vivere senza esprimersi. Qual è la differenza con una persona semplicemente creativa? La differenza con una persona semplicemente creativa è che una persona creativa può in qualche modo non creare, se per esempio non trova un lavoro in cui realizzarsi, in cui manifestare la sua creatività. Un genio non può vivere senza creare e anche se non è il suo lavoro, deve farlo. Un esempio su tutti è Van Gogh, che non so se sapete che nella sua vita non ha mai venduto un quadro. Pensate quindi, poverello. Oggi è considerato uno dei più grandi geni della pittura, no? Uno dei più grandi geni in assoluto. Pensate quando la gente gli diceva: ma tu che fai? Lui neanche poteva dire che faceva il pittore. Perché se non hai mai venduto un quadro nella vita, tutt'al più puoi dire: mi piace la pittura. Ma non puoi dire che sei un pittore, che fai quello di lavoro, che è la tua attività, non è così. Quindi Van Gogh è un esempio enorme di genialità. Perché nonostante non abbia mai venduto neanche un quadro nella sua vita, quando era vivo, ha continuato a dipingere per tutta la sua vita e ha dedicato la sua vita a dipingere. Vedete com'è diverso dalla furbizia? Ah, oh, qua si vende un quadro, sai che fa? Sai che c'è? Mo' mi metto a suonare pianoforte. Capito? È molto interessante questo. Solo una volta ha venduto un quadro, ma se l'è ripreso. Se l'è ripreso. Strategia di marketing? Zero. Perché? Perché il fratello gli aveva mandato uno, fa: senti, va a comprare un quadro a mio fratello che è un poraccio. Sapete, il fratello di Van Gogh era, pensate, strano il karma, la vita, un mercante d'arte, il fratello di Van Gogh, è una cosa terribile, è fortissimo. E si è arricchito tantissimo perché quando è morto Vincent, il fratello è rimasto vivo, i quadri di Van Gogh sono iniziati subito a diffondersi e a diventare famosi. Perché
Quindi il fratello mercante d'arte, con tutti i quadri del fratello Van Gogh in casa, è diventato ricchissimo e ancora oggi è ricca la sua famiglia grazie al primo, a Van Gogh, e vivono soltanto di guadagni dei quadri del loro avo. Il fratello dice: senti, vai a comprare un quadro, ti pago, quale pre e prendi quello che ti pare, che tanto tutti questi disegni strani, vai là, ne prendi uno, lo paghi. Van Gogh, davvero genio, genio, si accorge che questo che è andato a comprare il quadro non amava tanto i suoi quadri. E quando riceve i soldi per il quadro, tra l'altro 2 lire, quando riceve i soldi per il quadro, dice: riprendili, rilasciamelo il quadro. Vedete? Una persona razionale, vi sembra? Non è razionale, è un matto. Oh, inizia a vendere qualche quadro, non è così. Ed ecco perché, tornando a quello che dicevo prima, la mente intuitiva è completamente diversa dalla mente razionale. Vedete, un genio, e sfido chiunque a dire che Van Gogh non, forse può non piacervi, ma non potete dire che non sia geniale Van Gogh, no? Sicuramente penso che nessuno senta questo. Bene, è anche del tutto irrazionale, è matto, è un po' matto. Capite? Vedete, è un bellissimo film quello che abbiamo visto, eh? È geniale chi l'ha fatto. Ma vedete com'è diverso dal dentone, tutto incasellato nelle cose che sa? No, no, quando è stata fatta la cartina, che è schematizzato nel suo sapere, non è esploso nel suo sapere, non è fiorito come persona, è solo uno che sa un sacco di cose.